ad aprile 2022 abbiamo iniziato la nostra nuova vita a bordo di un camper. Se volete salire a bordo con noi, Aiù in viaggio. Questa storia qui va, deve finire, cioè ogni volta che finisci la tua Nutella io devo stare lì a sacrificarmi per... Povera Stella. Povera Stella, guarda per pulire il vasetto. Sei sacrificato. Io rinuncio a metà del mio vasetto per lasciarlo a lui, ma io non perché lo so è un goloso e poi guardate, fa anche la scena. Non so perché tocca a me questo lavoro. Monica, vieni a darmi una mano, per favore. Lo ripulisci meglio della lavastoviglie. Non è vero. Però... quando io ci ho provato un paio di volte mi ha detto dilettante. No, è che c'è scritto nelle cose delle municipali, c'è scritto i vasetti devono essere puliti. Quindi... voi non avete idea, dopo il cucchiaino praticamente si srotola questa lingua da serpente di 3 metri. Ma non è vero. Entra dentro il barattolo, tipo cagnolino. Ma lasciatela per lavaggio. Non è vero. E invece sì, è la realtà. Vabbè, quasi pulito. È la realtà. Bravo, bravo. Hai meritato il premio oggi. Bene. Stiamo andando a scoprire un posticino. Guarda l'est. Quindi ci addentriamo un po' verso l'interno da Altea. Speriamo che ne valga la pena. Giungiamo finalmente a Guadalest, bellissimo villaggio all'interno della provincia di Alicante, che nel 2015 è entrato a far parte dell'Associazione dei villaggi più belli della Spagna e, nel 2016, nella Federazione dei borghi più belli del mondo. È una delle attrazioni turistiche più visitate della regione di Valencia. L'antica fortezza gode di una posizione privilegiata circondata dalle piante che si ergono sulla valle, creando un'atmosfera medievale che stupisce per la sua singolare struttura. Da lontano si distingue il profilo delle piantagioni, su cui si innalzava il vecchio castello, con la pennellata bianca del campanile che corona la roccia affilata. Il Castel de Guadalest si trova su una grande formazione rocciosa nella parte più alta della città, quindi per arrivarci è necessario indossare scarpe comode ed essere disposti a scalare le colline senza alcun timore. Passeggiando all'interno del villaggio si possono ammirare diversi negozi di artigianato, ristoranti e punti per acquistare souvenir. Il tutto in un'atmosfera che sa davvero di antico. Lungo la salita della Via Crucis si giunge alla terrazza, oggi un cimitero, da cui contemplare la fantastica vista panoramica che ingloba vallate, orti, pinete fino al mare per regalare un componente paesaggistico di estrema bellezza. Del castello non si è conservato tanto nel tempo, poiché ha subito diversi terremoti che ne hanno intaccato la struttura purtroppo. Tengo. Com'è che faceva? Oh Romeo, perché sei tu Romeo? Rinnega tuo padre, rinnega tua madre. Ma non dovevi essere qua tu. Non fa niente, buttati che è morbido. Non mi piacciono le cose scurite, ma l'entrata al castello dove è scurita? Questo è il castello. Ah, questo è il castello, è la faccia. Ah,
Adesso com'è che era? Oh Romeo! No, oh Giulietta, Giulietta, buttati già, che morbido! Ti sei già buttato che era morbido, hai visto? Oltre al castello vi è la diga, molto suggestiva. Per vederla da vicino è necessario percorrere un piccolo sentiero. La bellezza di questa diga risiede nel contrasto di colori vivaci che ha l'acqua, i quali vanno da un turchese intenso a un vivido tono verde della natura circostante, che rendono il paesaggio una vera e propria opera d'arte. E qui a Guadaleste c'è anche un parcheggio per camper. Nel caso si voglia stare anche per dormire, quindi 24 ore 6 euro, altrimenti solo per la visita 2 euro il parcheggio, senza servizio ovviamente. Che vuol dire parco infantile di traffico? Andiamo a vedere. Cioè qui imparano da bambini la circolazione stradale, il codice della strada. È stupendo, è veramente una bellissima cosa. Lavanderia. E c'è una cosa carina qua, l'abbiamo trovata diverse volte in Spagna, vero? Ho detto a Don Antonello che era giusto farla vedere. Oltre alla classica lavanderia automatica, c'è anche la sezione dedicata alle mascotas. Lo spazio mascotas. Quindi tutte le cose dei cani, le copertine, le cuccette, ed è una cosa molto, ma molto, molto utile, molto che importante, in sì. Italia forse non abbiamo no, mai trovato. Non l'ho mai trovato, ed è una cosa importante, perché è vero che non devi mettere le cose degli animali in quello degli umani. Assolutamente no. Però ci deve essere uno spazio anche per poter lavare le loro di cose. Quindi grazie anche a questa cosa grazie bella. Grazie alla Spagna. Una componente del nostro viaggio, da quasi 2 anni, sono gli incontri. Quegli incontri magici che avvengono così all'improvviso, come questa volta, dove abbiamo conosciuto Laura, Angelo, e poi Fabio con Rose di Giramondo ma non troppo, e poi Tommaso con Gianna. Tutti incontri che ci riempiono il cuore e la vita di vere emozioni. Siamo un pochino personalizzati la casetta. Vi piace? Siamo al 2 febbraio, alla giacchetta, giusto perché c'è un po' di vento, altrimenti stiamo a 20 gradi e giorni scorsi è stato ancora più caldo, a parte 3 giorni così di nuvole, però passare l'inverno qui è veramente più gradevole. Bene, adesso ce ne andiamo a farci una passeggiata
A carte non l'ho ancora battuto di nuovo, perché non ci stiamo giocando, si sta rifiutando. No, è lei che non vuole giocare perché ha paura di perdere oramai. Stai rifiutando perché lo distruggo. Comunque andiamo a farci una bella passeggiata e li portiamo con noi. Come sempre. E io in viaggio. Ciao. Ciao. Sento arrivare il suono di un vecchio cario, come un bambino che si avvicina un bacio ti darà. Trema il mio cuore, il buio muore, il vento porterà i miei pensieri, i desideri, le mie fragilità, dove non so, ma son certa li troverò, dentro i tuoi occhi guarderò. Ti raggiungerò tra la natura, respiro ed il mio viaggio inizierà. Lunghi passi in mezzo ai sassi, il fiume salterò, casco a terra in mezzo all'erba, mi risolleverò. Come lo so, il passato ripeterà. Forza bambina, sorridi un po'. Come in una favola, da un cilindro apparirò. E poi applausi ad occhi chiusi come un sogno ormai. Lancio dei fiori tra i riflettori, la mia felicità. La notte è andata, ormai è finita, ma il sogno è già.